Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Sì unanime della seconda commissione al testo unico del commercio predisposto dalla Giunta regionale. Recepite alcune osservazioni tecniche dell'ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni. Vediamo. La seconda commissione consiliare ha approvato all'unanimità il progetto di testo unico del commercio predisposto ed adottato dalla Giunta regionale, integrato con le osservazioni tecniche evidenziate dall'ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni. Si tratta di uno strumento di semplificazione amministrativa che approderà a breve in aula, relatore unico lo stesso presidente della seconda commissione. Tra le novità apportate dal progetto, la possibilità per gli esercizi commerciali che rientrano nel settore E non alimentare di destinare senza modificare la categoria di appartenenza, una parte della superficie di vendita fino al 3% di essa e comunque non oltre 250 metri quadrati ai prodotti del settore alimentare strettamente funzionali al completamento dell'offerta. La previsione del DURC, il documento unico di regolarità contributiva anche per gli ambulanti, la liberalizzazione totale dei periodi in cui possono essere effettuate vendite promozionali e saldi, la piena apertura al mercato per gli impianti di carburante, adeguamento a normativa comunitaria e statale, le procedure via internet per gli adempimenti amministrativi, l'istituzione di un fondo regionale, cofinanziato dai comuni attraverso il quale indennizzare le imprese commerciali temporaneamente danneggiate dallo svolgimento di lavori relativi ad opere pubbliche. Il testo unico sul commercio, come gli altri già approvati, è conseguente alla legge regionale 8 del 2011, semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali, il cui obiettivo è quello di mettere in campo azioni e interventi strategici di semplificazione amministrativa e di riordino del complesso normativo regionale. La prima commissione dell'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il riordino dell'Information and Communication Technology regionale. Marco Paganini. Con i 6 voti favorevoli dei commissari di maggioranza e le 3 astensioni dei consiglieri di opposizione, la prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dato il via libera alle norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e di riordino dell'Information and Communication Technology predisposte dalla Giunta di Palazzo Donini. La Commissione ha modificato il testo originale approvando gli emendamenti che mirano ad evitare sovrapposizione tra i servizi erogati da Umbria Salute e Umbria Digitale e a vietare ad Umbria Salute di assumere personale con qualunque tipo di contratto. Respinto invece l'emendamento che proponeva di stabilire un tetto per il compenso dell'amministratore unico della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità, pari all'85% di quanto percepito da un direttore amministrativo. I cardini della riforma saranno la creazione di 3 consorzi, Umbria Salute, Umbria Digitale e Umbria Pubblica Amministrazione, che andranno a sostituire le 6 società attualmente esistenti. Oltre ad una riduzione dei soggetti della filiera, lo scopo del riordino è allineare la loro mission alle nuove priorità dell'agenda digitale, favorendo lo sviluppo del mercato locale dell'ICT e la collaborazione pubblico-privato. In seconda commissione illustrato il disegno di legge della Giunta regionale su agriturismo, fattorie didattiche, prevista per la prima volta la regolamentazione e la promozione dell'agricoltura sociale. Vediamo. Mettere in sintonia in ordine le norme regionali per gli agriturismi con quelle nazionali in campo urbanistico e sanitario, intervenendo anche nella semplificazione amministrativa. Sono questi gli obiettivi del disegno di legge della Giunta regionale su agriturismi, fattorie didattiche e sociali, illustrati in seconda commissione dall'assessore all'agricoltura. Si tratta di una nuova disciplina del sistema agrituristico umbro in linea con l'evoluzione degli ultimi 10 anni del settore, legate alle dinamiche del turismo in generale e del settore agricolo in particolare, interessato da radicali cambiamenti normativi. Vengono trattate in modo organico le principali attività, comprendendo in un unico testo le norme concernenti l'agriturismo, le fattorie didattiche e per la prima volta una specifica disciplina per la regolamentazione e la promozione dell'agricoltura sociale. Per quanto attiene all'agriturismo, oltre alla modifica della normativa vigente sotto l'aspetto urbanistico, amministrativo, igienico-sanitario, viene puntualizzato e chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche. Stabiliti i limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali, 30% di produzione propria, 55% di produzione regionale,
soltanto per il 15% potranno essere utilizzati prodotti di altra provenienza. Per quanto riguarda le fattorie didattiche, ad oggi circa 140 aziende agrituristiche svolgono questa attività, si è provveduto ad aggiornare la precedente normativa. L'attività potrà essere destinata non soltanto a scolaresche, ma anche a famiglie, associazioni, gruppi di interesse, nell'ambito di una sola giornata o in più giornate, prevedendo quindi anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti. Le fattorie sociali punteranno all'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque soggetti svantaggiati e disabili. Il presidente della commissione, con l'indicazione unanime di tutti i commissari, ha fissato per il prossimo 5 maggio un'audizione con tutti i soggetti interessati alla materia. Approvata dalla Commissione d'inchiesta analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze, la relazione 2014 sull'attività svolta. I dettagli nel servizio di Paolo Giovagnoni. Per la prima volta è stato istituito un osservatorio regionale sulle infiltrazioni mafiose e l'illegalità, composto dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che operano nel settore. Libera Cittadinanza Attiva, Lega Ambiente, Mente Locale. C'è anche un sito internet dedicato www.antimafia.regione.umbria.it. La relazione della Commissione d'inchiesta dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria evidenzia una diffusione a livello emergenziale degli stupefacenti e del consumo di alcol anche fra giovanissimi, consumi ormai di massa non più relegati a contesti di emarginazione o fragilità personale. Anni di sottovalutazione del problema dello spaccio di droga e dell'espansione della criminalità hanno portato al basso livello di sicurezza attuale, che non è percepito ma reale, con il solo contrasto da parte delle forze dell'ordine che a colpi di retate e rimpatri forzati hanno ottenuto risultati significativi. La commissione d'inchiesta propone dunque la costituzione di una intelligence regionale sul problema delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sull'organizzazione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con approfondimenti sui temi emergenti del racket e dell'usura. Valorizzare il centro storico di Perugia, potenziare sistemi di illuminazione e sicurezza passivi, attivare maggiori controlli nei processi di locazione in nero per le abitazioni in determinati quartieri delle città umbre, monitorare gli esercizi commerciali quando uno stesso negozio passa di mano troppo frequentemente, attivare anche una collaborazione internazionale, politica e investigativa con le ambasciate albanesi, tunisine e nigeriane, le etnie dominanti nel business della droga. Preoccupa anche la dipendenza da gioco d'azzardo, che presenta numeri impressionanti. In riferimento al primo semestre dell'anno scorso, le sole giocate elettroniche superano i 2 milioni di euro al giorno. Nel periodo gennaio-giugno 2013 gli incassi sono stati di oltre 200 milioni per le new slot e oltre 165 milioni per le videolotterie. Il totale fa 365 milioni di euro in 6 mesi. A Perugia sono attive 14 sale dove si gioca con le videolotterie, con 4.130 apparecchi in funzione ogni giorno. C'è una slot ogni 40 abitanti e circa una settantina di altri luoghi sparsi in tutta la provincia. Giocano di più i cittadini di Terni, con oltre 20 punti videolotterie attivi in città. Nel solo mese di giugno 2013 gli incassi di videolotterie e new slot in provincia di Perugia hanno raggiunto i 40 milioni di euro. E a queste cifre si devono aggiungere i proventi del gioco clandestino, per nulla fiaccato dalla concorrenza di quello lecito, al punto che la commissione induce a riflettere anche sugli esiti dei processi di legalizzazione. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci.